Arrestato per omicidio stradale il 22enne alla guida dell'auto uscita fuori strada a Fondi. Morta la compagna, grave il figlio neonato, l'uomo positivo ad alcol e droga. Buonasera dal TGR Lazio. Partiamo dal terribile incidente di Fondi, in provincia di Latina. Una giovane mamma morta, il figlio di 6 mesi in ospedale e il compagno della donna arrestato perché positivo ad alcol e droga. Sulla dinamica indaga la polizia stradale. L'abuso di sostanze è uno dei fattori ricorrenti nelle tragedie sulla strada. Gli esperti dicono che bisogna investire di più in prevenzione. Claudio Vedovati e poi Paolo Martini. È agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il giovane di 22 anni che era alla guida dell'auto uscita fuori strada questa notte a Fondi in provincia di Latina. È risultato positivo ai test su alcol e droga. Nell'incidente ha perso la vita la sua compagna, una giovane madre di 24 anni, ed è rimasto gravemente ferito il figlio di 6 mesi. L'auto stava percorrendo una strada del centro pontino in un tratto in piena campagna quando si è improvvisamente capovolta su se stessa. Brutta, una brutta cosa, una ragazza per terra, brutti incidenti. Per la donna non c'è stato nulla da fare, mentre il bambino è stato subito trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù di Roma, dove è ancora sotto osservazione. Qui non è il primo incidente che fanno in questa zona, l'incrocio qui è pericolosissimo. Un altro incidente mortale è avvenuto in mattinata sull'autostrada A1 tra Valmontone e il Bivio con la diramazione Roma Sud, coinvolte 3 auto. A seguito dello schianto è deceduta una persona ed altre 3 sono rimaste ferite. È il tragico bilancio sulle strade del Lazio di questo ultimo weekend di controesodo di agosto. 2 morti in poche ore. Nelle statistiche si chiamano alcol e droga correlati. I casi di incidenti con esiti fatali causati da queste sostanze sono almeno il 10% del totale, secondo il ministro della Salute Schillaci. Nel 2023, su poco più di 56.000 incidenti stradali con lesioni osservati in tutta Italia da polizia e carabinieri, in quasi 5.000 casi almeno uno dei conducenti era in stato di ebbrezza, in quasi 2.000 era sotto effetto di stupefacenti. I dati sono del 2023, la cronaca del 2024 non sembra diversa. Nei primi giorni di luglio è stato arrestato a Palestrina un 45enne, aveva investito e ucciso una coppia di coniugi, guidava a 150 km orari, era sotto effetto di sostanze alcoliche e psicotrope. Qualche settimana prima a Rieti un uomo di 35 anni era stato arrestato per omicidio stradale, la sua auto si era scontrata frontalmente con un camion, era rimasta uccisa la compagna, lui aveva un tasso di alcol nel sangue di 5 volte superiore al consentito. Malgrado l'introduzione di un reato specifico e malgrado l'annuncio di ulteriori strette per chi guida ubriaco o drogato, poco è cambiato. Secondo gli esperti, il fenomeno è ancora sottovalutato. Chi usa sostanze psicoattive può sviluppare una patologia che si chiama disturbo da uso di. Quando si parla di malattia si deve parlare anche di cura e di diritto alla cura. Chiediamoci quanto spendiamo invece per i danni che l'alcol provoca. Quando promuoviamo l'enogastronomia dovremmo fare questi conti. I numeri degli incidenti sono in calo rispetto a qualche decennio fa, ma il costo in termini di vite umane è ancora troppo alto.